Amati sudditi! Come sta la più bella fanciulla del reame? Tutto bene, Sire. Mastro fornaio, come va la vostra schiena? Purtroppo, Sire, nessun miglioramento. Ah, lo speziale dell'altro villaggio è molto bravo. Potrebbe sicuramente aiutarti. Perché non gli fai una visita? Che Dio me ne scampi, piuttosto dormo male. Mamma, mammina, mi prendi i biscotti dal fornaio? Ma è un Dunkin Valdiano, è dell'altro villaggio e non te lo ripeto più. Eppure, ci deve essere una soluzione. Salve, popolo di Kirbur e di Dunkenwald. Vi auguro una felice giornata di giocondità e attaccamenti. Evviva il re! Evviva il re! Evviva il re! Evviva! Ma com'è bello! Che bel mantello! Ma chi l'ha cucito? Io lo so, è stata la padrona di mio cugino. Non è la mia padrona, è soltanto la sarta per cui lavoro. Ma la sarta per cui lavoro? Come si chiama? Ma è brava davvero? Si chiama Silke. Ma come è vero? Non è vero, hanno preso il re! Hanno preso il re! Chi sono? Erano degli uomini! Ma non lo so! Ma chi erano? Furtegoto, hai visto? Hanno preso il re. Sì, ho visto, c'ero anch'io. È una cosa gravissima. Perché? Erano cavalieri, no? Gli staranno facendo fare una scorciatoia per il castello. Sì, ma non avevano le armature dei cavalieri del re. Ah no? Non ci avevo badato. Ma allora? Chi erano quei due? Non lo so, nessuno lo sa. Quindi, se non erano i cavalieri del re e nessuno sa chi erano... Oddio, hanno rapito il re. Come faremo? Cosa facciamo? Non avremo più un sovrano che governi i nostri paesi. E il nostro esercito non avrà più un capo. E questo significa che non muoveranno più un dito per difenderci. Moriremo tutti! Moriremo tutti, tutti! Calmati! Dobbiamo andare ad avvisare Sir Kevin. Forza, andiamo, corriamo! Silke, è successa una cosa incredibile. Ehi, che succede? Siediti! Non devi correre, lo sai? Prendi qualcosa di caldo? Cosa preferisci? Vuoi del tè? Sì, dai, grazie. Ecco, l'ho finito. Vuoi del latte? Sì, va bene. Ho finito anche quello. Senti, tesoro, non è che potresti andare al mercato a prendermi due cosine? Ma non sono venuto qui per questo. Due uomini vestiti da cavalieri hanno preso il re, lo hanno rapito. Erano cavalieri? E allora avranno fatto fare al re una scorciatoia per il castello. Ma non erano cavalieri, lo hanno proprio preso, rapito. Ma, oh giusto cielo, povero re, come faremo adesso? Stupida macchina, perché non funzioni? Stupidi figli, stupide matasse! Bill! Flit, che cavolo vuoi? Non vedi che sono impegnata? Non mi chiamo Flit, signora. Furtegot. Su, provi anche lei. Non è difficile. Furtegot. Furt, non ho tempo per i tuoi giochetti. Che c'è? Non mi chiamo Furt, signora. Ma lasciamo perdere. Hanno rapito il re. Due cavalieri l'hanno portato via. E allora, se erano due cavalieri, l'avranno riportato al castello, no? Sì, l'ho detto anch'io. Ma poi Inz mi ha fatto notare che non avevano le armature dell'esercito del re. E se non erano dell'esercito del re, allora chi erano? Ma soprattutto, cosa vogliono dal nostro sovrano? Spegniti, spegniti, per carità, quanto parli! Il telaio? Parla! Franz, se non taci, ti cucio la bocca! E sai che posso farlo. Ascolta, Inz. Sembra una voce. Cercate la chiave. Ha ragione, ma non si riesce a capire. È il vostro re che vi parla e vi augura giocondità e attaccamento. Oh, giusto cielo! Ma è la voce del re, Inz. È la voce del re? Dite alla mia gente di recuperare la chiave nascosta nel villaggio.
Una chiave? Bisogna dirlo a tutti e organizzare una perlustrazione. Forza, devo andare, correre! Il forziere! Dovete recuperare il forziere! Accidenti! Questa è la voce del re che parla. Forziere! Date le istruzioni? Non si capisce. Ma al diavolo! Chi vuoi che voglia il ritorno di quello stupido re? Vestiva come un mendicante, con quella roba che Silk gli spacciava per vestiti. Ma certo, la scomparsa del re potrebbe rendersi più proficua del previsto. Altro che forziere, sì, mi farò dare oro, gioielli. Francuccio! Francuccio caro! Abbiamo una cosa importante da dire al paese! Oh, mammina cara, io non ho capito niente. Oh, tontolo, devi correre in paese e annunciare a tutti che il re è stato rapito e che per riscattarlo servono oro e pietre preziose. Di pure di portare tutto qui, nel mio laboratorio. Rapito, riscatto, oro. Subito. Sì. Miei sudditi, cercate la chiave.